Siamo nel parcheggio del Bagno America, uno dei bagni più esclusivi di Forte dei Marmi, frequentato da persone dell'antica nobiltà, un ambiente molto tranquillo e molto confortevole come lo è questa cabrio che proviamo per voi oggi, ed è la Lexus IS250, è una cabrio coupé, tetto in metallo, quindi si può viaggiare in coupé come si fa oggi con queste moderne cabrio. Come una coupé con tutto il comfort di un'autovettura chiusa e poi quando si giunge sul mare o in zone amene di montagna si apre il tetto e si ha tutta la bellezza di una cabriolet. Questa Lexus ha un motore 6 cilindri 2005 da 208 cavalli con un'erogazione molto fluida, ha un cambio automatico con possibilità sequenziale, i pedals al volante, anche questo come in tutte le auto moderne. Quindi confortevolissima, interni in pelle, il tutto per 62.000 euro. Non è un'auto sportiva, è una cabriolet assolutamente confortevole. Piacere di guida, che è uno poi degli atout della Lexus, una casa nata, è una divisione della Toyota, nata per il mercato americano, per avere automobili che facessero concorrenza alle migliori automobili del mondo. Quindi come caratteristica hanno proprio questa guida magnifica, una qualità eccelsa, è sempre ai primi posti nelle classifiche qualitative negli Stati Uniti ed è una vettura quindi piacevole, non sportiva. Le prestazioni infatti non sono ai vertici della categoria, ma ciò non serve per una Lexus. È un'autovettura che adesso vedremo su strada, ma proprio per il piacere di utilizzarla e con i limiti di velocità che oggi mortificano quelle velleità, veramente è un'auto straordinaria, piacevole, con un motore abbastanza parco e pulito se non si approfitta del massimo delle prestazioni che sono 210 all'ora, volendo e potendo, non è una velocità alta, ma come dicevo non è necessario, andiamo a vedere come si comporta su strada. Come dicevamo è un'auto assolutamente bella da guidare, in tranquillità, il piacere di viaggiare all'aria aperta. Siamo qui sempre sul lungomare di Forte dei Marmi, fra poco passeremo vicino alla mitica capannina, il locale dove negli anni 60 si sono esibiti i più grandi nomi della canzone dell'epoca e ancora oggi è un punto di ritrovo, una casa per tutti, giovani e anche 50-60enni che ritrovano momenti della loro gioventù. Passarci davanti con quest'auto evoca questi bellissimi ricordi. Tra l'altro esce quest'anno un bel libro sulla capannina, scritto da Loretta Grazzini, che è un po' una storia del costume italiano. Eccola, la capannina la vedete probabilmente alle mie spalle. Dicevamo è un'auto quindi confortevole ma anche molto sicura, ha airbag laterali e frontali, ovviamente ABS, SP, manco a dirlo. Un'auto che dà assolutamente affidabilità, l'abbiamo provata qui sulle curve delle Alpi Apuane, permette anche delle belle performance sportive anche, usando il cambio con i pedal. Comunque, ripetiamo, è un'auto assolutamente confortevole, è la sua dote migliore, l'abbiamo provata anche in autostrada, anche a velocità abbastanza alta, sia aperta sia chiusa, e possiamo confermare che chiusa si viaggia in maniera confortevole come su una berlina.